Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è il venerdì 19 di marzo del 2021 e noi continueremo a leggere la parola del Signore. Anche oggi noi abbiamo due capitoli del libro di Levitico e continueremo a leggere la parola del Signore. Vogliamo anche ricordare a tutti noi che dal lunedì al venerdì alle 7 del mattino noi abbiamo su questo canale Alba Nuova Potenza nella preghiera. Tu mi puoi mandare le tue richieste di preghiera e noi pregheremo al Signore Dio nel nome di Gesù attraverso la potenza dello Spirito Santo. Leggiamo la parola del Signore, questo è Leggiamo la parola di Dio insieme. Levitico capitolo 16. Il Signore parlò a Mosè dopo la morte dei due figli di Aarone, i quali morirono quando si presentarono davanti al Signore. Il Signore disse a Mosè, «Parla ad Aarone, tuo fratello, e digli di non entrare in qualsiasi tempo nel santuario, di là dalla cortina davanti al propiziatorio che è sull'arca, affinché non muoia, poiché io apparirò nella nuvola sul propiziatorio. Aarone entrerà nel santuario in questo modo. Prenderà un toro per un sacrificio, per il peccato e un montone per l'olocausto. Indosserà la tunica sacra di lino, indosserà sotto la tunica i calzoni di lino, si metterà la cintura di lino, si coprirà il capo con il turbante di lino. Questi sono i paramenti sacri, egli li indosserà dopo essersi lavato il corpo nell'acqua. Dalla comunità dei figli di Israele prenderà due capri per un sacrificio per il peccato e un montone per l'olocausto. Aarone offrirà il suo toro del sacrificio per il peccato e farà l'espiazione per sé e per la sua casa. Poi prenderà i due capri e li presenterà davanti al Signore all'ingresso della tenda di convegno. Aarone tirerà a sorte per vedere quale dei due debba essere del Signore e quale di Azazel. Poi Aarone farà avvicinare il capro che ha toccato in sorte al Signore e offrirà come sacrificio per il peccato. Ma il capro che ha toccato in sorte ad Azazel sarà messo vivo davanti al Signore perché serva a fare l'espiazione per mandarlo poi ad Azazel nel deserto. Aarone offrirà dunque il suo toro del sacrificio espiatorio e farà l'espiazione per sé e per la sua casa. Sgozzerà il toro del sacrificio per il peccato per sé. Poi prenderà un turibolo pieno di carboni accesi, tolti dall'altare davanti al Signore, e due manciate di incenso aromatico polverizzato e porterà ogni cosa di là dalla cortina. Metterà l'incenso sul fuoco davanti al Signore affinché la nuvola dell'incenso copra il propiziatorio che è sulla testimonianza e non morirà. Poi prenderà del sangue del toro, aspergerà col dito il propiziatorio verso oriente e farà sette aspersioni del sangue col dito davanti al propiziatorio. Poi sgozzerà il capro del sacrificio per il peccato che è per il popolo e ne porterà il sangue di là dalla cortina. Farà con questo sangue quello che ha fatto con il sangue del toro, ne farà l'aspersione sul propiziatorio e davanti al propiziatorio. Così farà l'espiazione per il santuario a causa della impurità dei figli di Israele, delle loro trasgressioni e di tutti i loro peccati. Lo stesso farà per la tenda di convegno che è tra di loro in mezzo alle loro impurità. Nella tenda di convegno, quando egli entrerà nel santuario per farvi l'espiazione, non ci sarà nessuno. Finché egli non sia uscito, non abbia fatto l'espiazione per sé, per la sua casa e per tutta la comunità di Israele. Egli uscirà verso l'altare che è davanti al Signore e farà l'espiazione per esso. Prenderà del sangue del toro e del sangue del capro e lo metterà sui corni dell'altare da ogni lato. Farà sette aspersioni del sangue col dito sull'altare, così lo purificherà e lo santificherà a causa dell'impurità dei figli di Israele. Quando avrà finito di fare l'espiazione per il santuario, per la tenda di convegno e per l'altare, farà avvicinare il capro vivo. Aarone poserà tutte e due le mani sul capo del capro vivo, confesserà su di lui
tutte le iniquità dei figli di Israele, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, e li metterà sulla testa del capro. Poi, per mano di un uomo che ha questo incarico, lo manderà via nel deserto. Quel capro porterà su di sé tutte le loro iniquità in una regione solitaria. Esso sarà lasciato andare nel deserto. Poi Aarone entrerà nella tenda di convegno, si spoglierà delle vesti di lino che aveva indossate per entrare nel santuario e li deporrà lì. Si laverà il corpo con acqua di un luogo santo, li indosserà i paramenti, uscirà a offrire il suo olocausto e l'olocausto del popolo e farà l'espiazione per sé e per il popolo. Farà bruciare sull'altare il grasso del sacrificio per il peccato. L'uomo che avrà lasciato andare il capro destinato ad Azazel si laverà le vesti, laverà il suo corpo con l'acqua e dopo questo rientrerà nell'accampamento. Si porterà fuori dall'accampamento il toro del sacrificio per il peccato e il capro del sacrificio espiatorio, il cui sangue sarà stato portato nel santuario per farvi l'espiazione e se ne bruceranno le pelli, la carne e gli escrementi. Poi colui che li avrà bruciati si laverà le vesti e laverà il suo corpo con acqua. Dopo questo rientrerà nell'accampamento. Questa sarà per voi una legge perenne. Nel settimo mese, il decimo giorno del mese, vi umilierete e non farete nessun lavoro, né colui che è nativo del paese, né lo straniero che abita fra di voi. Poiché in quel giorno si farà l'espiazione per voi, per purificarvi. Voi sarete purificati da ogni vostro peccato davanti al Signore. E per voi è per voi un sabato di riposo solenne e vi umilierete, è una legge perenne. Il sacerdote che ha ricevuto l'unzione ed è stato consacrato per esercitare il sacerdozio al posto di suo padre farà l'espiazione, si vestirà delle vesti di lino, dei paramenti sacri, farà l'espiazione per il santuario sacro, farà l'espiazione per la tenda di convegno e per l'altare, farà l'espiazione per il sacerdote e per tutto il popolo della comunità. Questa sarà per voi una legge perenne. Fare una volta all'anno per i figli di Israele l'espiazione di tutti i loro peccati. E si fece come il Signore aveva ordinato a Mosè. Parola del Signore. Levitico capitolo 17. Il Signore disse ancora a Mosè. Parla ad Aarone, dice, ai suoi figli e a tutti i figli di Israele e di loro. Questo è quello che il Signore ha ordinato. Se un uomo qualsiasi della casa di Israele scanna un bue o un agnello o una capra dentro dell'accampamento o fuori dell'accampamento e non lo conduce all'ingresso della tenda di convegno per presentarlo come offerta al Signore davanti al tabernacolo del Signore, sarà considerato come colpevole di spargimento di sangue. Ha sparso del sangue, questo uomo sarà tolto via dal mezzo del suo popolo, affinché i figli di Israele, invece di offrire come fanno i loro sacrifici nei campi, li portino al Signore presentandoli al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno e li offrono al Signore come sacrifici di riconoscenza. Il sacerdote ne spargerà il sangue sull'altare del Signore all'ingresso della tenda di convegno e farà bruciare il grasso come un profumo soave per il Signore. Essi non offriranno più i loro sacrifici agli idoli a forma di capri che sono soliti adorare prostituendosi. Questa sarà per loro una legge perenne di generazione in generazione. Di loro ancora, se un uomo della casa di Israele o uno degli stranieri che soggiornano in mezzo a loro offrirà un olocausto o un sacrificio e non lo porterà all'ingresso della tenda di convegno per offrirlo al Signore, questo uomo sarà tolto via dal suo popolo. Se un uomo della casa di Israele o uno degli stranieri che abitano in mezzo a loro mangia qualsiasi genere di sangue, io volgerò la mia faccia contro la persona che avrà mangiato del sangue e la toglierò via da mezzo del suo popolo. Poiché la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo
della vita. Perciò ho detto ai figli di Israele: nessuno tra di voi mangerà del sangue, neppure lo straniero che abita fra di voi mangerà del sangue. E se uno qualunque dei figli di Israele, degli stranieri che abitano fra loro, prende alla caccia un quadrupede o un uccello che si può mangiare, e ne spargerà il sangue e lo coprirà di polvere, poi perché la vita di ogni carne è il sangue. Nel suo sangue sta la vita. Perciò ho detto ai figli di Israele: non mangerete il sangue di nessuna creatura, poiché la vita di ogni creatura è nel suo sangue. Chiunque ne mangerà sarà tolto via. Qualunque persona, sia essa nativa del paese o straniera, che mangerà carne di bestia morta da sé o sbranata, si laverà le vesti. Laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino alla sera, poi sarà puro. Ma se poi non si lava le vesti e non si lava il suo corpo, porterà la penna della sua iniquità. Parola del nostro Signore. Noi ringraziamo il Signore per questa settimana che ci ha concesso di continuare a leggere la parola di Dio. Abbiamo imparato tanto, stiamo imparando, leggendo tutte le regole per la santificazione, la separazione del popolo di Israele rispetto a tutti i popoli che vivevano in quel periodo. E noi vediamo sia la gelosia anche di Dio per il suo popolo, perché voleva adorazione esclusiva. E anche da questo, anche se oggi noi non dobbiamo più fare questi sacrifici, perché Gesù Cristo si è sacrificato per noi una volta e per sempre. Quando arriveremo ai ebrei comprenderemo questo, ma nel frattempo vi posso già anticipare: Cristo Gesù è morto, pagato per i nostri peccati. Ma io oggi posso applicare il libro di Levitico alla nostra, alla mia e alla tua vita, pensando alla nostra santificazione. Ci apprestiamo a un fine settimana, che il Signore possa continuare a benedirci e che noi possiamo lasciare la parola del Signore parlare alla nostra vita. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, da mezzogiorno in poi, vieni a leggere la parola del Signore, comunque e ovunque, nel nome di Gesù. Io ti do un forte abbraccio, un santo bacio. Ringrazio il Signore per un'altra settimana di lettura, che possiamo con la sua gioia continuare anche la prossima settimana nel nome di Gesù. Non dimenticare, metti un like e condividi la parola di Dio con le altre persone. Dio ti benedica.